È una cosa tremenda, con il panico, con il fiatone. È sconvolta e delusa dalla sua città, Napoli, il posto dove torna per guardare il mare, un posto che dopo quello che le è accaduto si è trasformato per lei in un luogo di cui aver paura. Io ho letto che tu non riesci neanche più a dormire, è vero? E ho dovuto chiamare un nostro amico, diciamo, che è un signore di 2 metri, bello forte. Ho detto: senti, dormi qua perché io non dormo più. No, come fai a dormire? E io dormo, stanotte che ho dormito 3 ore e mezzo già è un trionfo, non riesco a dormire, ho paura. Poi abbiamo chiuso gli scuri, abbiamo messo quel ferro, no, per mantenere le porte. Però io qua non so che fare, ora sono in un disordine mentale. Ha paura ed è delusa, Ida, anche da chi l'ha vista in difficoltà e non l'ha aiutata, non le ha teso una mano. Con le mie urla micidiali, no? Micidiali, nessuno è venuto in mio soccorso, nemmeno per dire: io non intervengo, però prendo il telefono e dico: guardate, c'è una signora che non si sa se è impazzita o quello che è, venite, chiama la polizia, sarà successo qualcosa o no? Perché io continuavo a urlare. Chi è che mi ha salvato? Una completamente fuori da questo palazzo, alla villa comunale ci sono delle panchine e si vede che c'era questa signora che io non riuscivo, piccolina, che non riuscivo a decifrare, che ne so, sarà stata una santa dal paradiso che è scesa. È vero che vuoi lasciare Napoli? Penso di sì, perché anche se a Roma non c'è il mare, però c'è il Tevere.